In queste ore il nostro animo è ancora una volta scosso da triste notizie relative a deplorevoli atti di terrorismo e di violenza che hanno causato dolore e morte. Penso ai drammatici eventi di Monaco in Germania e di Kabul in Afghanistan, dove hanno perso la vita numerose persone innocenti. Sono vicino ai familiari delle vittime e ai feriti. Vi invito a unirvi alla mia preghiera affinché il Signore ispiri a tutti i propositi di bene e di fraternità. Quanto più sembrano insormontabili le difficoltà e oscure le prospettive di sicurezza e di pace, tanto più insistente deve farsi la nostra preghiera.